siamo in primo. Vado. Allora, numero 1, parte del Presidente, concessione del patrocinio e l'uso del logo della Regione Liguria e iniziative varie. 2, concessione e contributi, si dirà articolo 3, comma 2, legge regionale 21 dell'86, la diocesi di Ventimiglia e Sanremo per importo di 15.947. Sono le palle della domanda delle parti. Poi arriviamo alla numero 6 dell'assessore Berrino, che ha delegato il Presidente, rinnovo convenzione per la gestione dell'osservatorio turistico regionale tra Regione e Sistema Camerale Ligure per gli anni 19-21, impegno di euro 240.000. Assessore Mai, le pratiche, numero 7, regolamento EPSR, convenzione tra Regione Marche e Regione Ligure per l'utilizzo del SIAR, importo di euro 58.000. Sì. 8, destinazione degli obblighi ittiogenici annuali per le acque interne della provincia di Savona e criteri per la ripartizione ai soggetti beneficiari, anno 2019. Benissimo. Numero 9, legge regionale 24 del 2009, rete di fruizione escursionistica della Liguria, approvazione quarta giudizio, carta militare dei percorsi. Arriviamo con questi 58 nuovi percorsi, 651 nella carta militare in Liguria. Numero 10, sempre dell'assessore Mai, programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, progetto GIRETAM, approvazione di schema di addendum alla convenzione tra la Regione Liguria e l'ente parco naturale dell'Antola, impegno di euro 8.000. A firma congiunta, la numero 11, all'assessore Mai e assessore Scaiola, legge regionale 28 del 2009, linee guida in materia di valutazione di incidenza sui piani. Parziale modifica della deliberazione 30 del 2013. Poi le pratiche dell'assessore Scaiola, numero 12, comune di Genova, autorizzazione costruzione, interramento elettrodotto Molassana Borgoratti. Ok, va bene. Poi la 13 e la 14 sono due conferenze di servizi relativi al comune di Ortovero, Savona, di approvazione di varianti al PRG, una riguarda per la realizzazione di parcheggi pertinenziali, attività produttive pensilina, bus e l'altra invece riguarda una sosta per autotreni. Okay. Sempre dell'assessore Scaiola, approvazione della proposta di piano territoriale regionale, attività di cava ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 del 2012. Sì, il piano territoriale regionale attività di cava è un vuoto che andiamo a colmare di circa 20 anni, perché è l'ultimo piano, risale proprio agli inizi del 2000, è un piano che abbiamo concordato con i territori, con i comuni, con gli industriali, si parla di 2 anni di lavoro, andremo a definire una riduzione delle attuali cave esistenti in Liguria, che sono circa un centinaio, ci sarà una diminuzione del 30%, ma di fatto sono cave che stanno già in fase di chiusura e che quindi noi andiamo a regolamentare una situazione di incertezza. Quindi le attuali cave esistenti che potranno quindi continuare a dare sviluppo e lavoro avranno anche possibilità di ampliamento. Ma le cave che invece sono già da tempo in una situazione di chiusura, di anche un po' di degrado, di abbandono, queste dovranno essere chiuse, quei luoghi saranno ovviamente risanati completamente e diamo la possibilità anche ai comuni di utilizzare quello che resta di alcune cave a cielo aperto anche per fare progetti di riqualificazione anche con sviluppo turistico, culturale, perché possono anche rappresentare un punto di riferimento. Non dimentichiamo che comunque l'Ardesa e il Portoro hanno anche una valenza, come dire, culturale significativa. È un piano importante, Giovanni, anche per quanto riguarda tutto quello che riguarda la situazione riguardante il Ponte Morandi, perché come tu sai poi le cave serviranno anche per il materiale del ponte, e in questo momento stavamo rischiando anche che la vicina Toscana giustamente si era fatta avanti con le proprie cave. Con il nostro piano diamo una risposta alle imprese ligure. Le cave danno in Liguria circa 1.000 posti di lavoro. Numero 16 dell'assessore Scaiola, assenso regionale
al piano di bene degli alloggi di ERP e dell'Arte di La Spezia per il triennio 2019-2021. Sì, velocemente, una pratica importante. L'Arte Spezia ha consegnato un programma di alienazione per complessivi 161 unità. Se le vendite, come noi immaginiamo, vadano a buon fine, Arte Spezia potrà incassare con questa operazione poco più di 3 milioni di euro che andranno interamente destinati al recupero dalla manutenzione straordinaria di altri alloggi che in questo momento non possiamo consegnare, che verrebbero quindi messi immediatamente in graduatoria. Allora, le delibere fuori spazio, le pratiche del Presidente, il Fondo Strategico Regionale, presa dato delle decisioni del Comitato nell'incontro del 18 marzo 2019. A firma congiunta Presidente e Vicepresidente, approvazione del bilancio di esercizio 2017 dell'ASDUE Savonese. Dichiarazione di regolarità del conto della gestione di cassa per l'esercizio 2018 reso dal tesoriere regionale, seguito l'articolo 35 del capitolato per la gestione del servizio di tesoreria. Il vicepresidente che ha delegato il presidente interventi di sostegno per persone sottoposte a interventi penali, percorso di coprogettazione, impegno di euro 350.000 a favore della cooperativa sociale Agora. Assessore Benvenuti che ha delegato l'assessore Mai con programma di cooperazione Italia-Francia al Cotral 2014-2020, terza fase bando per progetti strategici PITE nel terzo bando per progetti sull'obiettivo specifico 4.2 e aumentare l'offerta educativa e formativa. A firma congiunta assessore Berrin, presidente, che assessore Berrin ha delegato il presidente, riorganizzazione strutture in materia di lavoro, centri per l'impiego e turismo nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro. Sono la riorganizzazione per i centri per l'impiego nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro. Poi abbiamo due deliberazioni dell'assessore Cavo, una deliberazione dell'assessore Cavo, l'accordo di programma ai sensi della legge regionale 40 tra Regione Liguria, Comune di Genova, Unione Sportiva Ciclistica Ponte Decimo, Federazione Ciclistica Italiana e Lega Ciclismo Professionistico per l'organizzazione dell'80° giro dell'Appennino per un importo di euro 20.000. Il contributo che diamo anche quest'anno, il giro delle Guelia che c'è già stato fatto con il challenge. A seguire le pratiche della Vela, no? Però l'abbiamo già portata, sì, è dalla settimana dal 15 al 21, settimana prima di Pasqua. Sì. C'è l'evento 15 pomeriggio, hanno tutta la sfilata qui in piazza. Allora, a seguire le pratiche dell'assessore Cavo, servizio civile regionale, progettazione degli enti iscritti, riapertura dei termini di presentazione per le ATS di Genova e Luglio. Sì, perché nei progetti del servizio civile hanno risposto Savona, Imperia e La Spezia e per un errore di compilazione non sono state inserite Genova e Luglio, quindi diamo la possibilità perché altrimenti rimarrebbero fuori ragazzi e quindi progetti. Determinazione calendario scolastico regionale per l'anno 2019-2020. Ma questo interessa chi ha? Allora, vabbè, abbiamo ragionato sul calendario scolastico, prevediamo 206 giorni di lezione come quest'anno, quindi dando un margine di 6 giorni di scelta alle scuole se poter poi chiudere o di venire incontro evidentemente alle esigenze meteorologiche. Inizia la scuola il 16 di settembre, che è un lunedì, quindi quest'anno preciso. Cadeva preciso, e finisce il 10 giugno. Ci sono pochissimi conti, però il prossimo anno rispetto a quest'anno. Ci stanno tanti, il prossimo anno poco. Ci un po' di più. Soltanto c'è Pasqua, dal 9 al 14, il prossimo anno, e il primo maggio, che è venerdì. Basta, finito? No, e poi piano di dimensionamento scolastico e piano dell'offerta formativa 2020-2021, definizione tempistica per adozione atti.
Questa è una delibera con cui diciamo alle province, a Città Metropolitana di Genova, di presentare le delibere che poi servono per impostare il piano di dimensionamento scolastico dell'offerta formativa entro metà luglio, per riuscire a fare tutto il lavoro sul calendario, sul piano di dimensionamento scolastico in tempo, con i mesi dell'autunno, senza arrivare in ritardo come purtroppo invece è accaduto un po' quest'anno, quindi per avere più margine anche di discussione in commissione. Poi ci sono sempre tre delibere dell'assessore capo che riguardano delle procedure per accreditamento di organismi formativi. Allora, una è un accreditamento condizionato degli organismi di service, plan e consulting e formamenti di old school, quindi accreditamento condizionato. L'altra invece riguarda una revoca di accreditamento dell'apparato formazione e mediazione SRL, invece tante riguardano invece variazioni di eliminazione di due organismi formativi, progettazione e innovazione, ABC formare. Sempre nell'assessore Cavo l'impegno in favore di Alfa di 500.000 per la realizzazione di un piano di intervento per la semplificazione e l'efficientamento delle azioni a favore dell'inclusione sociale. E poi due pratiche che ai sensi della legge, sempre dell'assessore Cavo, ai sensi della legge regionale 10 del 2006, articolo 11, una riguarda contributi a soggetti privati nell'ambito dell'attività cinematografica, spettacolo dal vivo, ed è il finanziamento di 30.000 euro a favore dell'associazione sportiva Stelle nello Sport. E l'altra invece riguarda un impegno di 129.325 sempre per contributi a soggetti pubblici e privati per eventi nell'ambito dell'attività cinematografica. È la prima delibera che facciamo quest'anno, è l'assegnazione dei fondi della cultura, la prima invece era il sostegno alla lingua. Assessore Mai, PSR 2014-2020, sotto misura 1.1, modifica la deliberazione 342 del 12 settembre 2018, che aveva approvato il bando. Assessore Scaiola, comune di Isola Bona, Imperia, piano urbanistico comunale semplificato, verifica di assoggettabilità VAP, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 32 del 2012. Una richiesta di parere su bozza di regolamento della giunta dell'assessore Mai relativamente alla disciplina dell'allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati appartenenti a specie cacciabili e detenzione di richiami vivi per la caccia da appostamento, l'articolo 30 della legge 29 del 94. Un disegno di legge del Presidente che è la modifica alla legge 30 del 27 dicembre 2018, cioè la legge di stabilità della regione per l'anno finanziario 2019, e poi ci sono le pratiche riservate. Abbiamo anche la Genè, che è fatto del giorno. Ecco, Scaiola che stasera con il a casa a vedere. No, la parte delle Alpi, sì. C'è la Genè, di origine africana.